Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina. Oggi ho preparato per voi le castagnole con la friggitrice ad aria, sia nella modalità forno che nella modalità fritta. Buona visione! Prima di passare alla ricetta, volevo dirvi che ho fatto queste due versioni perché sui social leggo spesso che ci sono persone che fanno le castagnole senza utilizzare l'olio, quindi nella versione forno, ma c'è anche chi le fa utilizzando l'olio perché dicono che lo zucchero attacca meglio. Io non ho trovato nessuna differenza. Per me o le fate versione fritta o versione castagnola al forno, non c'è differenza. Quindi vi rimando al video. Mi raccomando, state attenti ai tempi di cottura perché li ho modificati durante il video. In una ciotola rompiamo un uovo intero medio. All'uovo aggiungiamo lo zucchero, uniamo il burro fuso. La buccia grattugiata di un'arancia, la farina. Ed ora possiamo trasferirci sul piano di lavoro. Incorporiamo un cucchiaino di lievito per dolci. Grazie.
Il composto è pronto. Questa prima metà di impasto la andiamo a preparare con la friggitrice ad aria, però nella versione forno. Ho preso il cestello della friggitrice ad aria e come potete vedere al suo interno ho messo della carta forno. Ora vado a sistemare le castagnole all'interno della friggitrice. Naturalmente questa ricetta la potete fare anche con il forno. Nell'info box vi trascrivo gli ingredienti e la procedura anche per farle naturalmente con il vostro forno di casa nel caso in cui non avete la friggitrice. Ecco fatto. Ora mi sposto sulla friggitrice. Accendiamo la friggitrice, abbassiamo la temperatura a 180 gradi e portiamo il tempo di cottura a 10 minuti. A metà tempo veniamo a controllare. Stanno mancando 5 minuti, vediamo un attimino la cottura. Continuiamo. Che ci siamo, Vado a controllare. Ok, perfette. Quindi io l'ultimo minuto non lo faccio fare in teoria, quindi le ho cotte per 9 minuti. Ecco la versione forno. Adesso prepariamo quella la versione fritta. Al cestello ho torto la carta forno. Ora sul fondo del cestello vado a spruzzare dell'olio evo. E vado a posizionare le castagnole. Vado a spruzzare un pochino d'olio anche sulle castagnole ed ora andiamo in friggitrice. Naturalmente è rimasto impostato il tempo di prima, quindi io lo riporto a 10 minuti, quindi 180 gradi per 10 minuti e a metà cottura veniamo a controllare. Diamo una sbirciatina. Naturalmente scuotete il cestello, io l'ho già fatto, non ve l'ho fatto vedere altrimenti vi veniva il mal di mare. Vedete?
Come potrete vedere, mancheranno ancora 3 minuti, ma secondo me le castagnole sono cotte ed infatti le vado a togliere. Quindi per le cotture vi scriverò poi sopra il video i tempi che ho utilizzato. Versione castagnole fritte. Prima di passare all'ultimo passaggio vi mostro, queste sono le prime castagnole che abbiamo fatto, quelle utilizzando la carta forno, quindi versione forno. Queste invece quelle dove ho utilizzato olio evo e sono quindi la versione fritta. Io le ho assaggiate entrambi e sincerità non noto tutta questa grande differenza con quelle da quelle fritte a quelle al forno, quindi per me possiamo omettere tranquillamente l'olio, quindi facciamo tranquillamente la versione forno che è uguale, perlomeno io le ho assaggiate e preferisco questa prima versione forno rispetto a questa qui, diciamo, fatte con l'olio. Ed ora passiamo alla fase finale per completare le castagnole. Vado a passare la castagnola prima nello schermes. E poi lo zucchero. Ne metto un pochino di più così mentre, diciamo, passo l'altra nello zucchero, quest'altra si imbeverano meglio di Alterns. Ecco qui il risultato finale. Se il video vi è piaciuto e vi sono stata utile, lasciatemi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per le notifiche c'è la campanellina quella rossa, nell'info box trovate gli ingredienti e a me adesso non rimane che augurare un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti quanti voi, ciao ciao e alla prossima ricetta!